Salve a tutti ragazzi, io sono Obgul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Oggi parliamo di Attack on Titan 3, la parte 2 ovviamente, l'episodio nel dettaglio comunque il 15 chiamato L'Avvenuta. Come puntata devo ammettere che mi è piaciuta molto, anche se la dividerei in tre parti. Allora, l'inizio è stato veramente figo, denso e carico di robe. A metà c'è stata una sorta di, diciamo, calma, ma non dico calma piatta, ma calma dovuta anche a quello che accadeva, una calma narrativa che serviva, no? E poi il finale con un'esplosione pazzesca. Poi, fatalità, adesso stiamo andando a salvare anche uno che sarà un relativo protagonista all'interno comunque dell'introduzione, no? Perché il capitolo, che poi capitolo chiamarlo così è un po' sbagliato, la puntata inizia proprio con Marco e un flashback che c'è stato nel distretto di Trost quando Reiner e Bertolt stanno rivelando tra di loro, comunque stanno parlando in realtà tra di loro, quando Eren si è trasformato in un titano, appunto, ha fatto tutta una situazione strana la prima volta quando ha chiuso, vi ricordate, no, il muro del distretto di Trost con quel macigno gigante, e comunque Reiner e Bertolt ci rimangono e dicono: ah, comunque avremmo dovuto utilizzare i nostri giganti prima, no, dice, mi pare, Reiner. E nel mentre lo dice, Bertolt è alle loro spalle, i due non se ne accorgono, e Marco dice: ma che state dicendo, raga, i vostri giganti? E loro fanno finta di niente, Reiner e Bertolt fanno finta di niente, dicono: ma no, niente, stiamo solo scherzando, non preoccuparti, no, cavolate così in gioventù. E Marco dice: sì, va bene, raga, però comunque muoviamoci perché insomma la situazione qua è tragica, no? Il problema è che non fa in tempo comunque a fare due passi, che Reiner è su di lui e gli dice: no, tu hai sentito troppo, mi dispiace, devi morire. E a fare questo, diciamo, non sarà lui a ucciderlo, ma sarà Annie che arriva dopo. E Reiner, no, gli comunica ad Annie: dovrai dimostrare di essere una guerriera, dovrai eliminare Marco perché hai salvato Connie quando eravamo appunto nell'armeria, quindi tutto mi fa supporre che hai iniziato a provare dei sentimenti per questi figli del diavolo, no? E ci arriveremo a parlare anche con questo discorso qui dei figli del diavolo per chi ha visto solo l'anime. Quindi dimostrami adesso che sei una guerriera, elimina Marco e fai in modo che, nel senso, sia stato un titano eliminarlo. Quindi levagli il meccanismo di manovra tridimensionale e fa che, insomma, fa in modo che tutto faccia il suo corso. Nel mentre comunque Marco è lì che gli dice: no, ma cosa state facendo? Siamo fratelli, abbiamo combattuto insieme, nel senso, quindi Annie molto turbata, però fa quello che deve essere fatto. E nel mentre i due scappano, comunque Reiner ha il primo vero effettivo blocco psicologico, perché quando Marco viene mangiato, tra l'altro, oi, 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 tra l'altro una bella chicca, perché nel senso ne abbiamo già parlato più di una volta anche della morte di Marco, abbiamo fatto anche un video su di lui, no? Lui viene mangiato per metà perché è nato, diciamo, mi pare a luglio, 16 luglio credo, non mi ricordo, e è una citazione perché è la metà dell'anno, no? Quindi ecco, citazioni un po' macabre del nostro Isayama, capite, no? Quindi fondamentalmente viene mangiato a metà. Vabbè, comunque, dopo si ritorna comunque nel presente e qui si vede per la prima volta il comandante Zeke che parla e dice appunto a Reiner e Bertolt che qua bisogna comunque cercare di eliminare questi Eldiani, nel senso questo popolo del demonio. E qui siamo praticamente prima dell'assalto a Shiganshina, pochi minuti prima, perché poi vediamo anche il titano carro che avvisa i nostri tre nemici dell'arrivo delle truppe eldiane, che sono appunto ai piedi della montagna, quindi manca poco e arrivano a Shiganshina. Quindi è per quello, vediamo come mai appunto i nostri tre, diciamo, nemici vengono allertati da questa sorta di titano quadrupede che sembra lavorare comunque per loro o con loro dell'arrivo dell'armata ricognitiva e quindi delle forze eldiane. Nel mentre comunque cambiamo missione, raga, c'è da considerare che il protagonista di questa... cosa succede qua? Vabbè, eliminiamo i giganti durante la rifinitura. Ok, il protagonista di questa puntata sarà realmente Bertolt, perché lo vedremo cambiare molto, molto, molto profondamente in realtà. Tuttavia ci spostiamo nel presente, proprio durante la fine, no, della puntata scorsa, che vedeva comunque Reiner mezzo morto col collo verto da queste lance, no, del fulmine che abbiamo visto nella puntata scorsa. E qui Reiner è molto molto stanco, la gente qui pensa di averlo eliminato, quindi tutta l'armata ricognitiva sta festeggiando. Il problema è che non l'ha eliminato, perché proprio sul più bello si mette ad urlare Reiner. E questo cos'è? È un segnale. Armin non ci casca perché lo vede subito che è un segnale.
e capisce che è un avvertimento per il titano bestia. Difatti il titano quadrupede si avvicina al titano bestia e prende il titano bestia un barile, e sappiamo che in quel barile lì comunque c'era Bertold, e lo lancia all'interno del distretto di Shiganshina. In questo modo qui comunque cosa succede? Succede una cosa molto brutta per i nostri soldati dell'armata ricognitiva, perché Bertold, una volta che sarebbe dovuto arrivare a una certa altezza, no, nel distretto, come per esempio magari vi faccio vedere qui, più o meno a 25 metri dal terreno si dovrebbe trasformare, causando comunque un'esplosione di massa, eliminando comunque tutti, no? E questo è il piano. Il problema è che però non riesce a portarlo a compimento. Perché sostanzialmente Bertold qui vede Reiner molto sofferente, lo vede sofferentissimo, e questa è una, diciamo, diversità rispetto al manga, almeno mi pare, perché non mi ricordo, l'ho letto tanto tempo fa, dovrei andare a ribeccare comunque il capitolo in questione, ma mi pare che comunque nel manga tutto va secondo i piani, nel senso, Bertold si trasforma giusto, e di conseguenza comunque Reiner non rischia la vita, almeno non qui, perché mi pare che la rischi più avanti con lo scontro con Ere. Tuttavia comunque Bertold nel volume dell'anime non si trasforma in quel momento lì, perché come ho detto vede Reiner, e cosa succede? Si avvicina verso di lui una volta che esce dal barile, no? E comunque capisce che Reiner è riuscito a passare la sua la sua coscienza all'interno del midollo spinale del titano. In questo modo isolato il suo cervello, perché praticamente gli hanno fatto esplodere la testa, quindi è una cosa abbastanza brutale, un'ultima risorsa che ha un portatore, no, dei titani speciali per riuscire a sopravvivere. Bertold capisce che è il momento di prendere tempo in modo da evitare che comunque Reiner venisse coinvolto nella sua esplosione, l'esplosione del titano appunto colossale che è Bertold, così da non poterlo eliminare subito, no, perché sennò l'avrebbe veramente eliminato subito. Allora cosa succede? Scappa e cerca di prendere tempo. In quel frangente però Armin cosa fa? Capisce che potrebbe essere l'unica occasione per riuscire a parlare con uno dei tre, e ne approfitta. Il problema è che non se ne riesce a trovare un ragno dal buco, no? A cavare un ragno dal buco. Ma perché stai facendo questo? Lui dice: perché il popolo, i vostri figli del diavolo, dovete insomma crepare, l'ho deciso io, eccetera eccetera. Grandi cose. Armin cerca comunque di attaccarlo psicologicamente con il discorso di Annie, ma non attacca. Nel mentre comunque fa questo discorso, arriva Mikasa alle spalle di Bertold, che gli dà una sorta di mazzata pesante. Il problema è che però qui, come detto, mi sono sorpreso molto, perché ho visto un Bertold veramente cazzuto. Gli risponde, l'attacca persino, e Mikasa ci rimane veramente male, perché dice: questo non è il Bertold che abbiamo conosciuto finora, non è il timido Bertold incapace di fare niente, anzi risponde molto bene ai colpi, perché Mikasa lo accusa proprio, cioè si fa proprio male al braccio, no? E questo mi ha lasciato sorpreso. Nel mentre comunque però Armin ha cercato di parlare comunque con Bertold, perché tra l'altro, come stavo dicendo, questa è la parte della puntata un po' più calma, Bertold capisce subito che questa sorta di dialogo che stanno avendo è solamente perché servirebbe all'armata ricognitiva per arrivare da Reiner ed eliminarlo, no? Perché nel mentre è arrivato il titano, appunto mentre è arrivato Bertold, tutti sono scappati, ho detto: oddio, si trasforma, però come detto lui non si è trasformato proprio perché avrebbe causato la morte dell'amico, no? L'avrebbe causato con l'esplosione. Il problema è che però nel frangente comunque tutti allora hanno detto: no, allora approfittiamo e andiamo a eliminarlo il titano corazzato, perché l'è ancora vivo, nel senso, cioè ha urlato, quindi cioè eliminiamolo. In quel momento però comunque che arrivano da lui, arrivano dal titano corazzato, almeno i pochi superstiti, no, lì almeno quelli che c'erano lì all'interno del distretto, non fanno in tempo a vederlo che è disteso. Arriva Bertold, vede Reiner disteso, quindi è coperto dalla sua corazza, del titano corazzato, così Bertold decide di trasformarsi in titano corazzato, sale causando la distruzione del distretto praticamente. Questa è stata una bellissima cosa, un po' con questa sorta di visione un po' così, con la bomba atomica, mi è piaciuto col fungo atomico, mi piace. E poi il titano colossale è una bomba, proprio perché comunque la sua potenza sta nel fatto che, ok, non dura molto come trasformazione, ma quel poco che vediamo, raga, cioè è veramente devastante. Oh cavolo, missione fallita. Adesso bisogna affrontare il titano colossale all'interno del distretto di Shiganshina, perché se lo portassero troppo verso le mura potrebbe causare una sorta di caduta di, non lo so, detriti infuocati verso i cavalli, e di conseguenza comunque
eliminare l'altra parte dell'esercito che sta combattendo il titano bestia al di fuori del distretto. La parte del del capitano Levi, che è al di fuori, che protegge i cavalli e dovrà affrontare il titano bestia. Diciamo che la puntata praticamente si conclude qui. Come detto, è stata una puntata carica all'inizio, carica alla fine, e a metà è stata godibile, se vogliamo, narrativamente parlando, bella. Sì, quello sì. Ma me la sarei aspettata più carica di cose. Ma non vi preoccupate, perché lo vedremo probabilmente nella prossima puntata, visto e considerato che ormai i giochi sono fatti, Bertolt si è rivelato, quindi ragazzi, ci sarà probabilmente adesso da attaccare Bertolt, quindi arrivare là sopra. Da questo comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Era un video comunque penso abbastanza veloce rispetto agli standard, forse sarà durato meno, questo non lo so. Qui a poco è tutto, ripeto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, bolidi.